18 ottobre 1911. Muore Alfred Binet. Nato a Nizza nel 1857, allora territorio del Regno di Sardegna, si trasferì a Parigi con sua madre, pittrice. Nella capitale francese si dedicò agli studi di medicina e scienze naturali, uno dei rami allora più rinomati e all'avanguardia nell'Università Sorbonne. Su richiesta del governo francese, divenuto direttore del laboratorio di psicologia, creò e perfezionò un metodo per individuare quali studenti avessero bisogno di un supporto specifico per affrontare gli studi. Era il 1905. Inventò quindi un test in grado di misurare l'intelligenza, la cosiddetta scala Binet-Simon. Nel 1917 il professor Lewis Terman dell'Università di Stanford ne elaborò una versione ancora più sofisticata, ma che sostanzialmente confermava l'intuizione dello scienziato italo-francese. L'intelligenza individuale può essere valutata attraverso un quoziente di intelligenza. Da tempo però la comunità scientifica si interroga ormai su che cosa significhi intelligere. Binet stesso riconosceva che il suo test non teneva conto della creatività e dell'intelligenza emotiva nei bambini.